Sentire sempre in noi i benefici della redenzione, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Thomas Merton, Nessun uomo è un'isola. Segue il capitolo Vocazione. L'esempio e le preghiere degli altri possono aiutarci a orientarci in questo lavoro. Nell'economia della carità divina possediamo soltanto quanto diamo, ma ci si chiede di dare quanto abbiamo e anche di più, cioè quanto siamo. Il nostro Padre Celeste ha chiamato ciascuno di noi al posto in cui Egli può meglio soddisfare il suo desiderio infinito di farci del bene. La sua imperscrutabile scelta dell'occupazione, dello stato di vita o della particolare funzione a cui siamo chiamati
non va giudicata dal valore intrinseco che hanno i vari uffici o i vari stati.